Il numero di aziende che lavorano sul mobile presenti allo Yab Forum è un segnale importante di come il mobile finalmente anche in Italia, sotto per quello che riguarda il mondo appunto pubblicitario, si sta affermando. Neomobile lavora diciamo, su 100% mobile, quindi abbraccia diciamo, questo mercato a 360 gradi in Italia e all'estero. E stiamo crescendo noi come Neomobile, ma vediamo una crescita di tutto il mercato sia del comparto pubblicitario su mobile, che è quello che sicuramente ha i tassi di crescita più alti, ma anche su quello che è l'entertainment e soprattutto il mobile payment e i micropagamenti da cellulare. L'azienda è in forte crescita soprattutto all'estero, diciamo, a fine dell'anno scorso finalmente diciamo, il fatturato italiano non era superiore diciamo, a quello estero, che per noi diciamo, è in realtà un elemento importante, non perché sia diminuito quello italiano, che anzi è continuato a crescere, ma perché siamo riusciti come azienda italiana a far crescere anche il fatturato all'estero, quindi nelle country dove siamo presenti. E quindi questo è un dato molto importante. I due diciamo, settori che appunto vediamo in fortissima crescita e che stanno veramente crescendo in Italia moltissimo sono appunto il mobile commerce, quindi tutto il mondo dei micropagamenti e anche il comparto pubblicitario, che ci vede presenti non solo come investitori, quindi tradizionalmente diciamo, Neomobile con i suoi prodotti ha investito su mobile, ma anche attraverso nuovi prodotti che proponiamo invece al mercato e agli investitori, agli advertiser, per poter finalmente diciamo, allocare del budget su questo segmento. Nel settore appunto pubblicitario il prodotto nuovo che offriamo al mercato è NeoPowerAd, che è un marketplace, quindi un ad network esclusivamente mobile italiano, quindi ad oggi 2011 focalizzato 100% sull'Italia, che sostanzialmente aggrega publisher, quindi editori, sviluppatori su tutte le piattaforme mobile all'interno di questo marketplace premium, e poi diciamo, la nostra concessionaria interna vende diciamo, gli spazi presenti all'interno del marketplace sul mercato, e quindi permette da un lato ai nostri publisher di monetizzare attraverso diciamo, la pubblicità, e al mondo diciamo, degli advertiser, quindi dei brand, dei centri media, delle agenzie, di trovare finalmente diciamo, un elemento importante per poter investire del budget su mobile con ritorni molto puntuali.